Hai deciso. Stai pensando al tuo naso che non respira bene. O forse il tuo naso non ti piace. È una forma che hai sempre odiato. Hai deciso quindi di rivolgerti a un chirurgo. In questo video scoprirai qualcosa di interessante sulla prima visita per l'intervento di rinoplastica. La prima visita è un momento importante. Due persone, il paziente e il chirurgo, si incontrano per la prima volta. Uno sta di fronte all'altro e devono iniziare un dialogo molto importante. Quasi sempre queste due persone non si conoscono, ma devono collaborare fin da subito. Durante la prima visita è importante raccogliere le informazioni sullo stato di salute del paziente, le eventuali allergie, gli interventi chirurgici già fatti, le eventuali malattie. Anche le terapie farmacologiche devono essere sempre conosciute dal chirurgo. È importante elencare e discutere le necessità del naso. Queste possono essere suddivise in estetiche, funzionali, riguardanti quindi la respirazione nasale, e ricostruttive. Ricordiamoci sempre, l'obiettivo di questa chirurgia è un naso dalla forma armoniosa e dal quale si respira bene. È importante per il chirurgo guardare ogni aspetto del naso e del viso della persona che gli sta di fronte. È importante per lui toccare il naso e scoprire le eventuali irregolarità dell'osso e della cartilagine. È importante fotografare il paziente da più punti di vista per documentare e studiare la forma del naso e il suo rapporto con il resto del viso. Non esiste un naso standard che va bene in tutti i casi e ogni paziente necessita di uno studio personalizzato delle foto. È importante, sempre nel corso della prima visita, richiedere alcuni esami preoperatori specifici, la TAC del massiccio facciale, per esempio, ma anche degli esami di base, come l'elettrocardiogramma e gli esami del sangue, senza i quali non è possibile sottoporsi all'intervento chirurgico. Ma non è tutto. Durante la prima visita, il paziente deve avere tutto il tempo per fare le sue domande e ottenere risposte chiare e soddisfacenti. I dubbi sono moltissimi e ogni paziente porta con sé nuovi argomenti che devono essere affrontati assieme al chirurgo. Un buon chirurgo deve poi spiegare alcuni punti fondamentali della chirurgia nasale. Ecco i principali. Come si prepara l'intervento? Cosa aspettarsi dall'intervento? Il chirurgo non è un mago e deve spiegare i limiti e le complicanze possibili della chirurgia con specifici riferimenti alla rinoplastica. Quando e dove affrontare l'intervento? La sicurezza sanitaria, l'assistenza medica e infermieristica, il comfort della clinica sono argomenti di sicuro interesse per il paziente. La prima visita è quindi lunga e impegnativa. La prima visita richiede collaborazione e una buona dose di entusiasmo da parte di entrambi, paziente e chirurgo. Tutto questo ha anche un risvolto economico. La prima visita, per rispettare i principi e la scaletta appena descritti, non può essere gratuita. Non può durare 5 minuti e non può lasciare il paziente con più dubbi di prima. La seconda visita invece è gratuita ed è altrettanto importante della prima, ma della seconda visita ne parleremo in un prossimo video. Prima di andare dal chirurgo, se vuoi altre notizie sulla chirurgia nasale, scarica gratuitamente il mio libro dal titolo La tua rinoplastica. Lo trovi sul sito www.fabiomeneghini.it.